Buon pomeriggio, amici di YouTube. Indovinate che cos'è questa? Sapete che cos'è? Ve lo dico io. È una sigaretta elettrica. Allora, io sto fumando questa sigaretta elettrica, però di solito fumo sigarette normali, anche se il fumo fa male. Fuma la sigaretta normale fa male e anche questa fa male. Poi c'è anche un altro tipo di sigaretta elettrica, questo qua, però questa non mi piace questo tipo perché mette la sigaretta elettrica proprio dentro la sigarettina, una specie di sigaretta dentro. Aspetta un po'. Dentro, non mi ricordo più qui. Ah, ecco, questa è la ricarica. Devo ricaricare qui. E qui. Aspetta che apro con una mano sola perché c'ho il cellulare in mano. Aspetta. Come cavolo si apre qua? Mi sono perso. Aspetta un attimo. Mi sono persa. Poi c'è un attimo il cellulare. Allora, qui dove è la carica? E qui dove il cavolo è? Ah, ecco, il buco qua dove si mette la sigaretta. L'ho fumato una volta sola, mi stavo intossicando. Stavo veramente male, 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 male. Fate la sigaretta qui dentro, non ce la metto. Allora, mio marito se le ha comprate, fuma queste qua quando è senza. Però mi sa che non è più neanche adesso. Io invece ho comprato le sigarette quando potevo e ho comprato anche queste. In mancanza di sigarette mi posso fumare anche questa qua. Questa ha qualsiasi gusto, però io ho preso quella al tabacco. Poi ci sono quelli al cappuccino. Io l'unica che so è al cappuccino, poi il tabacco. E poi gli altri gusti, gli aromi, come cavolo si dice. Non lo so, alla vaniglia, poi non lo so, comunque cappuccino, vaniglia e tabacco, poi il resto non lo so quali sono. E le avevo comprate insieme le sigarette perché ho detto, se non è il caso, se rimango senza, mi fungo. È successo, sono rimasta senza sigarette, fortunatamente mi sono comprata questa qua, c'è da parte sempre, e il tabacco è qui dentro. Aspetta, vediamo, aspetta che appoggio ancora il telefono. Questo è il tabacco liquido che metto qui dentro. E niente, invece di usare il tabacco, quello proprio come si chiama quel tabacco lì? La carta, le foglie di tabacco, visto che adesso non ce ne sono sigarette. Si usa il liquido, ma il problema è che il liquido non so come lo fanno. Boh. Come lo fanno il liquido? Sapete una cosa? Me lo potete dire voi. Perché io non so come lo fanno il liquido di questo tabacco qua. Ma almeno però dico del tabacco, non vaniglia e cappuccino. Il tabacco, come fanno a fare il liquido? Non lo so, sigarette vabbè lo sappiamo, non c'è tutti. Comunque fa male alla sigaretta normale, fa male anche a questa qui elettrica, ragazzi. Evitate di fumare, io fumo, però voi evitate di fumare, aspettatemi prendo gli occhiali, che non è una bella cosa di fumare. Io lo sto facendo perché è proprio un vizio da quando ero ragazzina e vado avanti. Comunque sto camminando, mi sto viaggiando perché sto cercando di mangiare, voglio mangiare qualcosa che ho fame. E andiamo a vedere in frigorifero se c'è qualcosa, ragazzi. Allora, intanto guardiamo in freezer se c'è qualcosa. Vediamo un po'. Ops! C'è il ghiaccio. C'è un sacchetto di patatine lì surgelate. Due gelatini. Wow! Perfetto!
patatine non le mangio perché mi fa incassare, il gelato non lo mangio, lo mangio solo la sera, magari capita che quando faccio una live, gli faccio una live da parte e lo mangio con una persona sola, il gelato. Io ho paura di ingrassare, non lo mangio. E vediamo qua cosa posso mangiare. Allora, guardiamo il frigo. Questo è il mio frigo. Come ho detto prima, sono senza money. Questo è un tipo di frullato che ha fatto mio figlio, non so quanto tempo è che qui dentro, se lo beve, se lo mangia, non lo so. Questo qua è un tipo di frullato che ha fatto mio figlio. Poi, panna aperta, un'altra panna aperta, wow! Questa non è maionese, è una specie di maionese che ha combinato mio figlio con il suo peperoncino. Maionese dentro il suo peperoncino piccante, non mi ricordo come cavolo si chiama. Questa, maionese col tappo di questo che sarebbe un salmone, bello, wow. Peperoncino, che neanche ce n'è più, finito pure questo. Ok, formaggio, wow, formaggio fresco, non è neanche light però, di solito io mangio light. E due pomodori, vediamo se sono sani questi due pomodori a mio. Vediamo un po'. Oh, sì, sono buoni, almeno questi sono buoni. Adesso lasciamo qua, però non so se mangiare. Poi, allora, questo è quello che ho. E guardiamo, aspetta che sposto la porta, e guardiamo qui, del pan grattato qui dentro, non so che ci fa in frigorifero. Poi una cipolla, uova non ne ho, un bicchierino di yogurt vuoto, maionese, mi è caduto, maionese, yogurt, magro. Questi sono quelli che comprano i miei figli, ma non so che cosa sono. Tuorlo d'uovo, ok? Yogurt magro. Queste sono quelle salse tipo che usano i giapponesi. Poi, qui, per mangio, non ce n'è, perché io ho messo questa cosa qui per non far cadere i pinoli in giro. E già aperto. Potevo metterci una molletta, vabbè. Zenzero. Per far dimagrire lo zenzero adesso. Pinoli, non so se avete visto prima, ecco. Qui pinoli, c'è una scatolina. Zenzero, qui c'è la senape che è quasi finita. Qui il ketchup. Bottiglie d'acqua. E questo, tutto quello che ho in casa. Pasta. Non ce n'è, sugo non ce n'è, c'è una scatola vuota di gelato qui, neanche l'hanno buttato via, perfetto. Ok, allora facciamo una cosa, io mi avvio nel frigo nel frattempo, mi prendo, dove è la sigaretta? Mi prendo un po' di formaggio e mi mangio un po' di formaggio con voi, insieme a voi. Aspettate un attimo. Comunque ragazzi, vi raccomando, le sigarette, se riuscite a non fumare, non fumate, che fa bene alla salute e soldi. Comunque, in frigorifero non c'è niente, spesa, moglie non ci stanno, finché non si arriva alla fine del mese non arrivano soldi. E che devo dire?
sono gli ultimi residui che sono rimasti per mangiare, vabbè, per me, anche se lo mangio, dite, per loro. E poi diciamo che quando arrivano i soldi arrivano sempre da pagare le bollette, questo, quell'altro, quell'altro. Vabbè. Comunque, adesso io mangio un pochino di questa qua perché ho paura di incasare. Almeno io risparmio. Però questa non è light, ho paura di incasare. Una forchettata va bene, basta. È buono. È buono il formaggio, scusate. Ho famissima, eh. Ne prendo ancora uno. Basta. Già vedendo mi viene che ho famissima, però vedendo che devo prendere questo mi sazio già. Basta. Basta. Sono piena. Ho finito. Basta. Mi sazio veramente. Due forchettate di formaggio fresco. Era fresco, fresco era fresco perché il frigorifero era fresco. Con questo, ragazzi, vi dico grazie della compagnia. Comunque, questo è il mio frigorifero. Affinché non arrivano money, 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 dobbiamo aspettare fine mese. E pazienza, dureremo, cercheremo di resistere. Vi saluto. Grazie della compagnia, come stavo dicendo prima. Buona giornata a voi, buona giornata a me. E alla prossima. Ciao, amici di YouTube. Ciao, ciao. Ciao!